comunione, dei momenti di solidarietà. Abbiamo parlato di sicurezza appunto sulla strada, abbiamo parlato di sicurezza nelle scuole, di sicurezza commerciale, di sicurezza rispetto ai fenomeni dell'abusivismo, insomma tutto ciò che crea tensione sociale, noi abbiamo fatto in modo che, di lanciare dei precisi messaggi. Tutto questo perché? Perché vogliamo arrivare in tempi brevi a quello che già in altre realtà similari alla nostra è avvenuto, cioè alla stipula di un patto per la sicurezza, dove diversi attori che appunto lavorano nella sicurezza possano stabilire degli impegni precisi a favore della sicurezza cittadina. Frosinone è considerata, questo lo dicono le statistiche, lo dicono i dati, un'isola felice rispetto alla sicurezza, rispetto ad altre realtà italiane. Però questo quando parliamo di dati e di cifre. Quando parliamo invece di percezione della sicurezza, il discorso è totalmente diverso. C'è il dato riferito alla sicurezza percepita che invece è molto basso. Questo professore, con un'altra associazione che si chiama Spazio Insieme, abbiamo fatto la giornata sulla sicurezza stradale. Quindi mi fa estremamente piacere che questo discorso venga portato avanti in un modo anche più incisivo e non può essere padrone soltanto di una parte o dell'altra. Quindi il problema è sentito, noi l'abbiamo vissuto in un modo anche più partecipato, un attimino più sotto l'aspetto emotivo, perché mi piace ricordarlo. Purtroppo, voglio ricordare, è stato per noi un momento di grossa emozione quando il figlio di Franco, Roberto, ci ha lasciato, e in quel momento era presidente del Consiglio d'Istituto con il presidente Pietro D'Agostini. Questo è stato il motivo più che ci ha spinto a fare qualcosa. Abbiamo dimenticato nel 65 un grosso incidente stradale, quindi un doppio frattura alla spina dorsale, frattura posso portare, quindi sono stato in coma. Questo però non mi aveva spinto a prendere nessun tipo di iniziativa su questo tema, se non quando poi sono sollecitato, ma appena da quell'evento che ci ha spinto dentro questo discorso in un modo molto più incisivo. E quindi la mia presenza qui, nonostante il collega di anni lo testimoni. Solo che deciso è che ogni volta che si parla di incidenti stradali e di sicurezza, immediatamente si va a vedere i limiti di velocità, ridurre. E sicuramente è pure la via giusta. Il problema è un altro, che non si riesce a far rispettare quelli esistenti. Quindi non si riesce a continuare a ridurci solo dei limiti di velocità così bassi da essere ridicoli. Per chi conosce Frosinone, penso che lo conosciamo tutti, vi faccio un esempio per tutti. L'asse attrezzato, 50 km orari, è con un limite di velocità ridicolo verso il basso e impossibile da rispettare. Quindi il codice della strada dovrebbe essere un attimino rivisto anche in funzione della tecnologia, facendo poi rispettare, perché 50 o 70 il limite non è che cambia molto sotto l'aspetto della sicurezza, però permette a un cittadino di raggiungere più velocemente la propria destinazione senza incorrere in multe oggi salate. Quindi fare quei controlli per far rispettare i limiti che esistono, non pensare di diminuirli ulteriormente. Tiriamo un buon lavoro, grazie dell'attenzione. Ha fatto bene Franco Cocco e quindi ha preso molto il tema che ha scelto, perché ha coinvolto, proprio ha centrato l'attenzione sul problema della giustizia e quindi sul dopo incidente, cioè proprio su quel meccanismo che si deve allenare quando la sicurezza non funziona. E quindi si creano le vittime, ci sono i familiari delle vittime, sapete quante categorie di vittime ci sono, noi diciamo nell'associazione che ce ne sono quattro, cioè c'è la vittima che muore e i familiari della vittima che muore, la vittima che rimane invalida permanente e i familiari della vittima che rimane invalida permanente
e che devono trattare questo problema. Quindi partiamo veramente dal peso del problema per poterlo affrontare. È molto grave il problema, molto pesante, e questo deve essere rappresentato a tutti gli attori che quello gestiscono. E quindi in un patto per la sicurezza i primi che dovrebbero fare parte di questo patto sono proprio i familiari delle vittime e l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Perché per affrontare un problema bisogna partire dal problema, ma il problema chi lo possiede? Lo possediamo noi. Noi siamo coloro che possiamo dire quanto pesa questo problema, come incide nella qualità della vita nostra, come ha tolto la serenità della nostra famiglia, come ci ha talmente presi da non vedere altro, per cui magari gli altri figli vengono trascurati perché quel figlio che per noi era fondamentale nell'organizzazione della famiglia non c'è più. La nostra attenzione è centrata proprio su quello che non c'è più. Ve lo dico perché anche io ho esperienza diretta come Franco, sua moglie e così via, di queste realtà essenziali alla famiglia. Io dico sempre che la famiglia è come un albero, i cui rami sono essenziali, sono frutto di quella, sono quell'albero. Quando noi togliamo un ramo di quell'albero, il tronco continua a produrre la linfa. Collocata da episodi di particolare gravità della condotta dei neri, la coscienza sociale ha invocato a livello popolare e parlamentare l'esigenza di un pugno di ferro nei confronti dei criminali stradali. Di un pugno di ferro e di un passaggio della contestazione dalla colpa all'oro. Questo si è verificato soprattutto per la guida in stato di ebbrezza, perché abbiamo assistito alla relazione del decreto bianco proprio soprattutto su questo problema della guida sotto l'eccesso di alcol, considerando che la Società Alcologica Italiana ha emanato un bollettino che vede 3 milioni di utenti della strada sotto l'eccesso di alcol in Italia che guidano, e ha reso noto che il 30% degli omicidi stradali sono commessi da ubriachi. Io sono alcune piccole considerazioni. La considerazione è questa, prima di ogni cosa, che l'Italia è e continua ad essere il paese delle continue emergenze. Emergenze su tutto, tra cui anche la situazione dei reati stradali e delle vittime della strada continua ad essere un'emergenza, perché è un problema costante che non si ha la volontà politica comunque di affrontare con sufficiente capacità incisiva. Abbiamo una situazione in cui troppi comportamenti sono assolutamente deprecabili, e soprattutto non vi è una punizione particolarmente forte, particolarmente efficace. Quando si parla in ambito politico su come intervenire, e la cosa particolare è che si parla e basta tante volte, da un lato c'è chi sostiene che si debba seguire la linea educativa, quindi più un'attività di prevenzione ed educazione, e da un altro lato ci sono coloro che sostengono la linea più dura, quella della pena più forte o comunque della condanna più forte. Ma c'è questa un'impostazione metodologica sbagliata, perché a mio avviso sono due facce della stessa medaglia, cioè l'educazione, la prevenzione e la pena sono entrambi aspetti della finalità educativa. Mi spiego, non ci può essere finalità educativa se non c'è la pena certa, concreta. Questo è un principio cardine stabilito anche nella Costituzione italiana, per cui dove si legge che le pene devono tendere alla